Ecco qua, come vedete abbiamo questo com'è, ecco, abbiamo un nucleo di fecondazione molto piccolo, un bel telaio di covata il più possibile percolata e api, e un bel telaio di scorte e api. A metà tra i due, vicino alla covata, in maniera che la tengano abbastanza calda. Adesso vedete, inseriamo, vedete, non so se riesco, ma inseriamo la nostra cella, che dovrebbe nascere domani probabilmente. Sentite il caratteristico frusio della famiglia orfana, che di qui a breve cesserà, perché loro sentiranno dalla cella già un sacco di profumi e richiami. Ecco qua, vedete, inserita a metà in una zona bella calda, e bisogna cercare di richiudere sempre con una mano, è un impazzimento, ma non ci riusciamo. Bene, la nostra cella è inserita, non si riesce più a vedere, è laggiù nascosta, bella al calduccio, la famiglia tra poco non si sentirà più orfana. Domani nascerà una regina vergine che nel giro di una settimana e 10 giorni dovrà riuscire, ci auguriamo proprio, a farsi fecondare molto bene e diventare una bellissima e bravissima regina di storie di mieli. Ciao a tutti, buona serata, buona domenica.